moderne e raffinate, classiche ed ecologiche. Sono le cucine Snaidero, sinonimo di garanzia nell'abitare domestico italiano da più di 60 anni. L'ambiente cucina stia diventando ormai la parte più relazionale, più importante, più tecnologica, più emozionale della casa, e quindi si debbono sommare due grandi esigenze: quello del star bene, quindi la luce, i meccanismi, la semplificazione del lavoro, e con la funzionalità vera e propria, quindi anche con la possibilità di produrre dei cibi sani, con la possibilità di produrre dei cibi in un ambiente che è attento alla persona. Quindi ci sono moltissime questioni sia tecniche che estetiche, e mettere assieme queste due cose non è così semplice. Tra i prodotti lanciati al Salone del Mobile 2008, Cube, presentata alla scorsa edizione di Eurocucina e lanciata quest'anno. L'idea di base mia e soprattutto di mio padre era quello di realizzare un gioco di volumi, delle sporgenze e delle linearità, assemblate in modo tale da rendere un'armonia fra tutti gli elementi della cucina. Per molti, ma non per tutti, invece, Key West 1 e 2. Questo è un pubblico, diciamo, più sofisticato. La qualità maggiore sta nell'aspetto ebanistico che ha questa cucina. Naturalmente è un prodotto molto standard, usa degli standard di Snaidero, ma al tempo stesso le parti, diciamo, più importanti sono parti realizzate in falegnameria, in ebanisteria. Infatti i dettagli sono dei dettagli assolutamente molto ricchi. Più moderna e fatta di un'alternanza materica, pietra grezza da una parte e corian dall'altra, Starlight. La cucina nasce da due concetti base. Uno è la differenziare le varie zone della cucina a secondo dell'operatività che avviene in cucina. Per cui nascono delle zone operative in corian, l'acqua e il fuoco, le due anime della cucina, e una terza zona invece dove si prepara con un materiale completamente diverso, che ha delle prestazioni diverse. La seconda punto di forza è la luce. Questa nasce con l'idea di avere una cucina di luce, cioè una grande strisciata di luce che continua su tutta la cucina. Insomma, un'esperienza, quella del salone di quest'anno, decisamente positivo. C'è una grandissima affluenza di pubblico, sia italiano che internazionale, e anche un pubblico molto attento che ormai dice che la cucina italiana è veramente unica al mondo.